Buongiorno Stefano Berti, riprendiamo con la mini pillola sulla parte pratica. Nella precedente mini pillola legata alla paura avevamo visto la pratica dell'automassaggio. L'automassaggio è prezioso come tecnica per l'autoregolazione della paura. Perché il cortisolo che crea allerta, tensione, può essere in qualche modo bilanciato dalla serotonina. Nell'automassaggio, attraverso il contatto corporeo e l'automassaggio, noi attiviamo la serotonina che è l'ormone del piacere corporeo. La serotonina non a caso si attiva nel sonno, nel sesso, nel mangiare, nel cibo, si attiva anche nell'attività fisica, così come nel rilassamento e nel riposo. Ecco, una pratica che faremo oggi per contrastare l'ansia è quello di agire su una parte bloccata. Abbiamo detto che l'ansia, la paura bloccano il respiro. Allora, una tecnica molto importante è quella di recuperare una respirazione corretta. Innanzitutto, un buon respiro in cosa consiste? Una buona respirazione è una respirazione fluida, è una respirazione armonica, una respirazione naturale, piena, senza scatti. È una respirazione che ha una fase piena di inspirazione e una fase piena di espirazione, cioè l'aria entra pienamente riempiendo i nostri polmoni e il nostro addome. Il diaframma che si abbassa consente la respirazione addominale, quindi pancia e petto si riempiono d'aria e tutto il corpo e ogni nostra cellula si avvale del beneficio dell'ossigenazione. Bene, inspirando io riempio di aria ed espirando svuoto completamente. Ecco, c'è chi nella fase di respiro bloccata questa parte la frena, per cui c'è qualcuno che non fa entrare l'aria pienamente o non la fa uscire pienamente, è come se fosse un po' bloccata l'inspirazione oppure bloccata l'espirazione. Qualcuno, ad esempio, che respira male, sempre legato a stress e ad altri sintomi di disagio e di tensione, tende o a respirare a scatti o avere addirittura una respirazione paradossa o avere proprio dei blocchi dove inspirando sente che magari l'aria non fluisce bene nel collo o nel petto o nell'addome. Ecco, noi ora ci alleneremo pochi minuti, in realtà voi dovrete fare questo esercizio almeno 5 minuti al giorno, proprio a recuperare la completa qualità della respirazione. Innanzitutto, per chi non avesse capacità di respirazione diaframmatica, l'invito è a distendersi pancia sopra, dove mettendo un bel volume sopra la pancia, inspirando, il volume deve espandersi verso l'alto ed espirando, buttando fuori l'aria, il volume della pancia si abbassa. Questo esercizio ci consente di controllare il respiro diaframmatico, il respiro nella pancia. Se qualcuno avesse difficoltà nella respirazione diaframmatica, può potenziare la respirazione sternale, la respirazione toracica, e inspirando dobbiamo allargare i nostri polmoni, si allarga lo sterno e la gabbia toracica si espande ed espirando, buttando via l'aria, vediamo che rilassiamo. E abbiamo una naturale contrazione, un naturale rilassamento dei polmoni. L'esercizio che adesso vi chiederò di fare e che voi dovrete fare per 5 minuti consiste in una inspirazione profonda. Tratteniamo contando fino a 5 e poi una espirazione ugualmente profonda.
Poi contiamo sempre fino a 5 e riprendiamo. Questo allenamento di inspirazione ed espirazione ha dentro di sé i ritmi della corretta respirazione, che è fatta di un inspirare, quindi immetto l'aria, c'è una pausa e poi c'è un buttare fuori l'aria con un'altra pausa. Ecco, in uno dei primi convegni dell'apnea, psiconeuroendocrino immunologia, non a caso vendemmo delle magliette con su scritto "Ricordati di respirare". Può sembrare una banalità, ma molte persone si dimenticano. Allora l'invito attraverso questi esercizi di 5 minuti, dove inspiriamo ed espiriamo, è proprio quello di portare consapevolezza nel nostro pieno respiro. Molto bene, buona giornata.